bene, proseguiamo. Come devo salire ora? Dobbiamo passare da qui. Mi chiedo se però basti lo spazio. No, dall'altro lato, non da questo. Voglia. Quando vogliono fanno la distanza che dicono loro. Ecco fatto. E via, si vola. E siamo già arrivati, perfetto. Mentre però, scusami, ma se diffido, io ho visto una cesta da qualche parte. Qui c'è la caccolona esplosiva. E ok, la cesta dovrebbe essere su questo piano, in quella direzione. Vabbè, vorrà dire che ci arriveremo più tardi. È arrivato il momento di proseguire. Fammi indovinare, fammi indovinare. Ci sarà il terzo golem anche qui e il terzo raggio da aprire. Ma io vorrei andare da Vulgrim, cioè va bene tutto. Ma io vorrei andare da Vulgrim. Vorrei fare giusto giusto un filo di rifornimento, visto che ho appena trovato un altro artefatto. Tra l'altro di artefatti ne abbiamo trovati veramente pochi, eh. Partiamo anche da questo presupposto. Che è successo? Cosa mi è sbalzato da questo lato? E soprattutto, cosa devo fare io qui? Ah, ho capito. Ecco fatto. Però è probabile che prima devo caricarlo un po' di più, aspetta. Annulliamolo, carichiamo e lanciamo. Poi annulliamo anche questo, lo carichiamo di più. Aspettiamo, eccone lì un altro. Tra l'altro mi rivedo. L'ho mancatissimo, dove sono finito? Ero troppo vicino, perfetto. Allora, aspettiamo un attimo. E vai! Mancatissimo. Preso, preso perché l'abbiamo preso. Su, non diciamo bugia. Questo lo annulliamo. Questo lo riattiviamo. E dovremmo esserci in un'altra stanza, però aspetta, perché lì... Vabbè, proviamoci, eh. Dove sono finito? Cosa è successo? Dove sono? Vabbè, ho raggiunto una scalinata, va bene. Non so come sono arrivato qui e non so effettivamente come ne uscirò, ma va bene. È probabile che mi... Ah, guarda lì un po', c'è un cristallo, ecco come mi butterò di sotto. Però abbiamo bisogno di una caccolona esplosiva per questo, perché sono quelli rossi. C'è una caccolona esplosiva? Sicuramente. Sarà qui vicina? Non credo proprio. Allora, qua c'è il portale dell'inizio, quello che ho lanciato per primo, e va bene. Lì ce n'è un altro bellino. Questo è contro il muro, aspettiamo un attimo. Eccoci arrivati, perfetto. Guardala lì, una caccolona esplosiva. Allora, che cosa abbiamo qui noi? Un cristallo da aprire, proviamo. Ah, siamo tornati indietro, perfetto, 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 perfetto. Però non sarò soddisfatto fino a che non avremo risolto il misfatto. Ora, girati di nuovo. Da questo lato c'è ancora il muro. E da questo lato c'è un cristallo. Oh. Ma mi sembra che vada a scatti o sbaglio? Mi sembra che stia andando nel giro sbagliato. Comunque, aspettiamo allora che faccia l'ultimo giro. L'abbiamo lanciato nel posto giusto? Credo di sì. Non ne sono sicuro, ma credo di sì. Perché mi sono arrivate le anime. Le anime sono come un bonifico. Se ti arrivano vuol dire che sei stato pagato. Perfetto. Cesta. Con dentro un frammento degli abissi. Mica male. Mica male. Ok, calmi tutti.
Che cosa mi serve? Ah, che stupido. Potevo teletrasportarmi, è vero? Basta fare così. E beh, aspetta. A questo punto. Ecco fatto. Ora dovremmo riuscire a tornare di là, in teoria. Ecco qui, perfetto. Dobbiamo di conseguenza aprire il portale, prendere il caccolone esplosivo, prendilo, bravo, lanciarlo sul nostro cristallo, barabarabambam. E ora non so cosa dovremmo fare. Ah, bene, 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 bene. Ok, quindi annulliamo questo. Anzi, sì, mi tocca. Annulliamo questo, lo carichiamo per bene. Saliamo di nuovo sopra. Carichiamo per bene anche questo qua. Se riesco, ecco qui. Ci buttiamo di sotto perché così non mi devo rifare le scale. E ora ci ributtiamo qua sopra. Non so dove siamo arrivati, ma c'è una cesta bella. Chiave. Qua c'è la chiave. Perfetto. Ottimo. Eccoci arrivati alla porta chiusa, che ora possiamo aprire. Ottimo. E qui troveremo il nostro ultimo raggio. Secondo me la butto già lì, ma non credo. Arriviamo subito già al golem. Però forse no. Forse no. Cioè forse dobbiamo di nuovo farci di nuovo il percorso labirinto. Specchi, non specchi, portali, non portali. Però questo mi sa tanto di ultima zona, dove non mettere apposta percorsi strani perché lei ha appena fatti. Però chi lo sa. Non siamo noi gli sviluppatori di questo gioco. Non possiamo effettivamente saperlo. Beh, l'ultimo. No, e io pensavo che eri già blu e invece no. I'm blue da Bodiba di Dai e invece proprio no. E io, ripeto, continuo a usare la falce perché ha un ottimo range e soprattutto al 90% sorpassa le difese nemiche. Dove sei? Cerchio? No. Oddio, l'ho visto frizzarsi per un secondo e ho avuto paura, lo ammetto. Ho avuto quell'attimo di terrore che ho detto no, ti prego non ti bloccare. Morti? Quanta gente sta arrivando, ma scusami. Ma allora, con calma, iniziamo a levarci quelli più deboli dalle palle. Calma. E basta. Ogni tanto usiamolo sto incantesimo, perché veramente sto facendo il gioco senza usarli praticamente. Oh, eccone un altro. Ma perché no anche tu? Dai, vieni. Ti aspetto. Disattiviamolo perché non voglio consumare troppo mana. A proposito di mana, non vedo l'ora che esca da Diablo 2. Non vedo l'ora. Ancora qualcuno? No. Non vedo l'ora che esca Diablo 2, ragazzi, credetemi. Me lo spacco in live. No. Mi sa che dobbiamo farci un'altra volta un giro iper mega lungo per arrivare. Come al solito. Va bene. Affronterò chiunque venga qui per affrontarmi. Nemici nuovi? Oh no, di nuovo il putrido, no però. Di nuovo il coso puzzoso, no però. E levatevi un po' tutti dalle palle. Il mio obiettivo era buttarlo di sotto. Mi sa che con lui... No, oh, se vai, è plausibilissimo invece. Ne è apparso un altro, vero?
non cadere. Aspetta. Ok, andato. Per quanto effettivamente abbia preso abbastanza danno io, abbiamo semplificato di non poco la battaglia, secondo me. E quando mai ti sbagli? Dai. Ho visto dei pezzi di armatura andarsene io, eh. Oh, merda. Calma. Avrei anche uno scudo, ma io posso penetrare tutte le tue difese. È patetico, detto da quello con lo scudo, che ha appena perso, tra l'altro. Facciamo il tornadino. Mi copia anche le mosse adesso. Madonna mia, quanto danno. Quanto danno però. Mamma. Quel tornado lì però è stato forte. Non lo voglio negare perché mi ha veramente fatto tanto tanto male. Non voglio fare lo sgargiulo di sto gran cazzo. Però, perlomeno, ho ricaricato quasi tutta la vita. E mi riprendo anche le sfere gialle. Ah, aspetta un attimo. Come lo raggiungo quello? Dobbiamo trovare il modo per salire là sopra. Ah, di nuovo sto percorso all'aperto, però no, Allora... Carica uno. Aspetta che gira. No! Dove ti sei lanciato? Maledetto! Troppo vicino. Dicevamo, aspettiamo che questo giri. Inizio già a caricare il colpo io intanto. Altro portale. Riapriamo il portale. Prendiamo già il caccolone. Dov'è? Esplosivo. Benissimo, questo vuol dire che devo riaspettare perché pensavo che era terra, invece è là sopra. Ok, adesso sta girando. Prendi caccola. Lancia caccola. Perfetto. Ci arrivo? Ci arrivo? Ci arrivo? Ci arrivo, perfetto. Uff, che culo. Per un attimo ho pensato non ci arrivo, non ci arrivo, non ci arrivo. Oh, di nuovo il putrido, no. Putrido e tizio in armatura pesante. Di nuovo, e vai. Bella coppiata. Il putrido però no. Il putrido era contentissimo di non vederlo da un bel po', Vuoi vederlo che per tutto sto tempo ho temuto di combatterlo quando la risposta per combatterlo in modo semplice era usare questo? Sì. Non ci avevo mai pensato, mi sa. Uno. Due. Ok, è esploso. Ottimo. Merda. Me la sono vista in faccissima. Disse quello con lo scudo. Attento. Eccolo, lo son preso tutto. Con calma. Disattiviamo questo. E ora mi prende. O invece no. Dai. Sto super mutante uscito direttamente da Fallout. Usa anche il martello, esattamente come i super mutanti. Attento. Sarà un piacere ucciderti appena ti si droppa un po' di vita.
E direi che abbiamo fatto, ma manco per il cazzo. Che gioia. Che gioia quando le boss fight iniziano a essere troppo lunghe. Allora, prima penso ai minion, poi penso a te, tranquillo. Vieni qua. E io ti do fuoco. Vieni qua tu, che mentre sono in animazione lui non mi può fare nulla. Mancato, però lui distrutto. Darti fuoco è il modo migliore per farti un po' di danno mentre penso a loro. E ovviamente appare qualcun altro. E quando mai ti sbagli? Dai, provaci a colpirmi. Per quanto mi sale sia la spada che la falce di livello? È da un po' che non stanno salendo di livello, eppure almeno con la spada siamo vicini, Almeno con la spada siamo lì lì per livellarla. Eppure stiamo abusando della falce in maniera anche abbastanza precedente, eppure non sale. L'ho rischiata. Perfetto. Vieni. Che mentre sono in animazione, come ho detto, non mi può fare nulla lui. Ma ti pare? Vuoi vedere che finché non uccido lui continuano a venire fuori i nemici? Può essere. Beh, può essere anche un buon modo per farmare. Può essere anche un buon modo per ammazzarsi, però. Però finché dura, perché non farlo? Un po' di anime ce le prendiamo, un po' di ira extra ce la prendiamo. La divora caos, appunto, è stata potenziata. La sua forza distruttiva aumenta, benissimo. Esattamente quello che intendevo io. Oh, animazione, vieni. Ottimo. Come ho già detto più di una volta, in animazione lui non ci può fare nulla. E ti pare? Vieni qua. Ecco fatto. Aspetta, prendi l'altro. Lanciamo il chakra. Mi ha fatto non male. Di più. Certo. Vieni qua. E intanto che sono in animazione, lui continua a non farmi nulla. E la mia teoria è che finché lui non moriva la gente continuava ad apparire, secondo me è giusta. Però vuoi vedere che forse in realtà c'è ancora qualcuno? Io dico di no. Io dico che è giusta la mia teoria questo giro. Era semplicemente finché non uccidi il big guy, i minion stronzetti continuano ad apparire. Vieni qui. Ecco fatto. Io devo continuare a potenziare la falce perché la falce è potentissima. La falce non me ne frega un cazzo. Ci ammazziamo il boss finale. Ve l'ho già detto. Oh, quanta gente c'è ancora. Io ti do un pugno in faccia. Aspetta che mi ricarico, va. Ascolta, semplifichiamo la cosa. Perché sennò veramente dura troppo qui. E tanto poi la ricarico come senza neanche troppi problemi. La ricaricherò anche senza troppi problemi questa abilità. Ok, perlomeno le armature le abbiamo distrutte. Non gli avrò fatto tutto il danno che speravo, ma, o meglio, gli ho fatto abbastanza danno, ma speravo più che altro anche di ucciderlo almeno. Ecco fatto. Oh, fermo che quello. Ah, mi sembra di aver visto il cerchio. Maledizione. L'importante è che non fai il tornadino.
E invece fa il tornadino. E quando mai ti sbagli? Oh, ma una frase diversa la diciamo oppure no? Oh, è andato. Vuoi vedere che in realtà il cerchio c'era ma non l'ho visto io? Può essere, però andata bene. Beh, è stato un buon utilizzo, devo ammetterlo. È stato un buon utilizzo di quell'oggetto. C'è una cesta qui? C'è una cesta qui, con pochissime anime come al solito, ma perlomeno ce la portiamo a casa. Vediamo cosa fa questa leva. Gira il percorso, ok. Ok, cosa è cambiato in tutto ciò? Oh, dell'acqua. Vabbè, questa dai era semplice. Questo proprio non ci hanno avuto neanche lo sbattimento di nasconderlo. Sincero. Ok, con calma, vediamo. Proviamo a mettere il portale. Proviamo. Scusami. Ah, perché posso far defluire anche l'acqua. Ah, questo è un dettaglio carino. Questo è un piccolo dettaglio carino. Ok, portal gun. Ci sta, ci sta. Ok, con calma. Ci sono altri posti dove girare? No, mi sa tanto di no, quindi ecco qui. Questo, che cosa farà? Ok. Quindi adesso posso girarli e fargli fare qualcosa di diverso. Questo vuol dire che molto probabilmente adesso girando questa manovella ci porterà da qualche altra parte, vero? Non vedo differenze io. Ah, che scemo. Ecco cosa, qual era la grande differenza. Fermi tutti. Disattiviamo questo. Attiviamo questo. Dovrei riuscire a farcela. Ecco fatto, perfetto. Ecco cosa cambiava. Che i cosini si univano e quello girava. Ero io stupido che non ci ho fatto caso. Dai, penso che ci siamo, perché qui abbiamo il portale, qui abbiamo la sfera. Ed ecco qui il nostro grande nemico. Ho abbastanza vita? Non così tanta come vorrei, ma ce la dovremmo far bastare. Adesso sono solo due? No, abbiamo i portali laterali e solo due a terra. Perfetto. Ah, e invece no. Ok, ho capito. Calmi tutti. Calmi tutti, vieni di qua. Ce l'abbiamo fatta, ma proprio per grazia divina questo giro, eh. Aspetta. Ok. Mi stavo già preparando a scappare. Benissimo, ok. Dai, colpisci. Benissimo. A questo giro è molto più semplice il combattimento, anziché quello lì a terra. Ora, di nuovo qui. E anche di là, perfetto. Vieni. Ottimo, ottimo. Dovrei riuscire a farcela. Ecco fatto. Questo giro, il terzo, è stato molto più semplice del secondo. Il primo è stato easy perché
giustamente, il primo è sempre facile. Il secondo è stato un po' più difficile perché avevano coperto le grate. Questo qui invece bastava fare avanti e indietro. Semplicissimo, ce lo siamo levati subito dalle balle. Perché il giro tondo che faceva era veramente potente, faceva veramente tanto e forse anche troppo male. Ok, uno. E dov'è il portale? Due, perfetto. No, ti prego. Io non voglio farmela a piedi. Ci provo, dammi un secondo. Provo a mandare giù il coso e io vado a piedi. Non si sa mai che possa servire. Ah, aspetta. Disattiviamo il primo portale e attiviamolo il secondo da questo lato. Ecco qua. Giusto? Perfetto. Nuovo ascensore da prendere. Era un finto amuleto l'altro, quello che abbiamo mandato di sotto. Però, giustamente, l'ascensore l'abbiamo già mandato, quindi... vai. Ok, specchi. Specchi. Ah, ecco che cosa... ehi, che cosa serviva quella zona qui. Ok, dobbiamo deflettere gli specchi in modo tale che... ah, ho già capito. Dobbiamo girare questo specchio e fare in modo che quello colpisca quello lì. Ottimo. Però, per sicurezza, io tiro su anche questo. Che fai? Si sa mai che possa servire. Va bene, io ho flashato mille cose quando bastava spostarne uno. Va bene. Sempre che penso troppo e alla fine la soluzione è una minchiata. Questa è la mia vita. Portale. Mancato, peccato. Troppo tardi. Ecco qua. Perfetto. Ora ci muoviamo intensamente in questa direzione. Portale numero 2. Portale numero 3 che serve a me. Eccoci qua, perfetto. Ora dobbiamo aspettare che questo portale, no, non ci porti qui, ma ci porti dall'altro lato. Ecco fatto, perfetto. Carichiamo il portale. Ecco fatto. Dov'è la pietruzza? Non me la ricordo. Eccola qui. Ecco fatto. Dai, questo giro è stato abbastanza semplice, più semplice del secondo, totalmente. Credo che l'angelo sarà contento finalmente. Ora. Eccola lì la pietra che vi dicevo. Ok, il mistero si infittisce. Il mistero si infittisce perché quella è la zona dove noi siamo arrivati. Là sopra c'è un... come si chiama? Uno degli artefatti, che tra l'altro mi sa che è uno di quelli belli. Questo vuol dire che se mi butto di qua, che succede? Arrivo qui e c'è una cesta verde. Mi serve? Io la prenderei perché tanto in queste zone non ci veniamo più. Ok, un portale lo buttiamo qui a terra. Un portale lo buttiamo qui. Ci arrivati. Il prossimo portale lo dobbiamo lanciare là sopra. E io in teoria da qui dovrei riuscire poi a prendere l'artefatto. Bene, artefatto campione, esattamente. Proviamo a girare la pietruzza, ma mi sa che non serve a nulla. In realtà non la gira, la fa solo levitare in alto. È molto probabile.
No, non è vero, cavolata, c'ha il portale anche lì. Ottimo, quindi mettiamo portalino. Ora, da questo lato, noi dove finiamo? Non ne ho idea. Ah, c'è il meccanismo qui. Aspetta. Credo di aver capito, ma non ne sono totalmente sicuro. È a tempo? È a tempo! Oh no! Ho capito. Dobbiamo girare il portale, far girare il coso, aprire le due porte, tutto questo in pochissimi istanti. Ok. Allora. 1, 2 e 3, via. Credo che in realtà quello lo dovessimo fare per prima cosa. Apriamo anche questi. 1, 2. Secondo me l'abbiamo preso al pelo. L'abbiamo preso proprio giusto giusto. No, e dai, stavo passando. 1, 2. E ora me ne passo anch'io. E finalmente possiamo ritornare su. E, in teoria, non mi ricordo, abbiamo finito. Eccoci arrivati. È stato un lungo cammino con l'ascensore questo. Ti prego, dimmi che l'abbiamo finito. Finalmente. Manca solo portalino qui. Ed infine, stupido angelo, ultimo portale qua. Qua. Questo. Scusami. Ah, giusto, si devono allineare, se no non spara là il raggio, giustamente. Aspettiamo. Tra poco dovrebbe uscire. Eccolo qua. Oh, finalmente. Sei contento? Hai tutto il tuo potere, angelico. Quindi? Sembra Yen Sid di Kingdom Hearts 2. Draga, aspetta. Così alla fine sei riuscito a durare più della tua utilità, Azrael. E come proponi di lasciare la torre una volta che Straga sia stato sistemato? Straga e la torre sono tutt'uno. Se anche riuscissi a sconfiggerlo, saresti in trappola senza di me. Ci serve. Prega che il cavaliere non torni vivo. Vabbè, grazie. Oh, finalmente. Il boss di questa zona lo incontreremo presto.